La prova in Germania è la prova dove più soffriamo storicamente, per cui se dovessimo partire bene lì vorrebbe dire che siamo a buon punto. È una prova molto dura perché ha un prologo a cronometro di 10 km, vuol dire fare a livello di soglia 20-25 minuti col vento, e quindi è una prova veramente dura. Uno sprint in salita molto tecnico, anche quello molto duro. Un ottimo test, poi dovremmo andare in Croazia dove invece il terreno è per noi favorevole. In Croazia abbiamo sempre fatto incetta di piazzamenti e di vittorie, e ci ritrasferiamo in Germania con due prove in salita, che dovrebbero anche uno sprint dove dovremmo anche lì andare bene, poi andiamo ai premondiali. Certo che tra giugno e luglio sapremo già molto del destino della Coppa del Mondo e di quello che riusciremo a portare a casa.